Buongiorno, noi siamo pronti, adesso andiamo a fare i vaccini oggi. Vai amore, amore, andiamo a fare i vaccini. Chi c'è lì? Chi è quella meraviglia lì? Guarda, guarda, chi è questa meraviglia? Chi è? Eh? Sei pronto? La mamma no, tanto. Oh. Ciao calcolino, fussi fussi. Dove stiamo andando? Eh? Dove stiamo andando? Pare? Brutta roba. Cosa stiamo a fare? I vaccini li abbiamo già detto prima quando tu non c'eri, ma non importa. Sei stato bravissimo, sei stato. E sì, sono un pianto. Vero che sei stato bravo. Bravissimo. Bravissimo. Arrabbia. Ciao, ciao. Eccoci a casa, vaccini fatti, adesso Tommaso sta dormendo, mi hanno avvisato che potrà essere irrequieto, quindi dargli eventualmente tachipirina, se fa un po' di febbre di dargli appunto la tachipirina, solo se va sopra i 38, io sono sconvolta. Mi ero agitata così anche per Alessandro, quindi per Tommaso, anche se il secondo non cambia niente. Adesso sta dormendo, Manuel è scappato al lavoro. Adesso aspetto a vedere se si sveglia. Quando si sveglia, come sarà? Chi è quell'omino bellissimo lì? Ciao a tutti, dimmi. Amore. Vaccini. Cos'è che amore mio? Cucù. Cari, buongiorno, sto andando a prendere Alessandro, sono le 15:36. Intanto Tommaso è a casa con la nonna, non ci sono variazioni, sta dormendo, febbre non ne ha e quindi speriamo in bene quando si sveglia. Speriamo anche che mi passi un po' d'ansia, va. Allora raccontami cosa hai mangiato. Pasta con i fagioli sciolti come il succo. Quindi pasta e fagioli e dopo? Cappuccio. Hai mangiato il cappuccio? No, ma non l'ho mangiato. Ah, ok. Pane e patate. E poi? E dopo nient'altro. E dopo avete cosa fatto? Dipinto dappertutto, tranne che nel foglio, vero? Fai vedere le mani. Stiamo andando a vedere per iscrivere Alessandro a calcio. Dottore. Non puoi entrare là. Ale, entra di qua. Dobbiamo andare in fondo. Che spettacolo! Guarda qua! Chi è? Chi è? Chi è questo? Arriva! Dimmi il naso! Ciao!
Buongiorno! Ciao amore. Allora, sono le 10.03. Vi filmo questa bellezza per non farvi prendere paura, perché se mi autofilmo prendete paura. Noi siamo già andati in posta, abbiamo già speso 300 euro stamattina. Sì, così come niente, puff, in un attimo. E noi stiamo bene. Vero che stiamo bene? Eh? È vero? Ci siamo belli cambiati, profumati, adesso mangiamo il latte, vomitiamo, facciamo cacca e ci ricambiamo, va bene? Va bene? Eh? Va bene? Tommaso! Ciao! Ciao! Chi c'è lì? Chi c'è lì che ti guarda? Chi è questo? Chi è? Hai visto che è grande come te? Eh? È grande come te? Non ti interessa stamattina? Non ti interessa, Babbo Natale stamattina. Eh? Mi sta uscendo un'irritazione spaventosa. Eccolo che si è svegliato! Ecco il mio patatino che si è svegliato. Ciao occhioni, ciao occhioni, adesso andiamo su a cambiarci, vero? Oddio che sono, che sono, che sono, che sono, che sono. Eccoci qua, cambiati, adesso gli sto preparando il latte, sì, purtroppo non ha latte più, non ho più latte, non che ne abbia avuto chissà quanto, però almeno sono riuscita a fare qualcosa di più rispetto ad Alessandro. Però anche questo è un bambino molto comodo, preferisce avere le cose facili. Intanto vi stavo dicendo, mi sta uscendo un'irritazione qua e ho tolto la collanina perché è quella che mi dava prurito. Adesso ho messo la calendula della Veleda che utilizzo appunto per il cambio del pannolino e gli arrossamenti di Tommaso. E adesso gli do il latte perché si sta già incazzando, cioè lui si sveglia e si incazza. Eccoci felici che mangiamo il nostro biberon di latte. Mangia già 150 ml di latte, una cosa allucinante. Infatti siamo andati a fare la visita della pediatra prima di fare i vaccini lunedì. Pesa già 6,1 kg per 60 cm. Così per curiosità l'altro giorno mi sono messa a guardare il libretto di Alessandro e Alessandro pesava 6,3 kg per 60 cm a 3 mesi e lui non è ancora 2,5. Li fa fra poco, insomma. Quindi abbiamo un bel toretto. Addirittura era passato a mangiarmi 180 ml per un paio di giorni, poi si sarà reso conto ed è tornato ai 150, per fortuna. Comunque, lasciate stare il fatto che io sono in canottiera, ma comincia a essere freschino, quindi mi sa che appena abbiamo finito qua di mangiare, a parte mettermi una maglia con le maniche lunghe, accenderò anche la stufa. Buono il latte, amore. No, mangiare in questo modo qua, che dopo vomiti, no? Mangio, io mangio, fame, tanta fame! Cioè, voi mi dite che si assomigliano, ma veramente non si assomigliano. Poi vi metterò qua sopra, nelle schede, il link a questo video, che è stato fatto il 10 dicembre, Alessandro aveva appunto i 3 mesi, e ha fatto i vaccini, è quello dei vaccini, ve lo metto qua se volete vederlo. Ma non si assomigliano? Cioè, hanno qualcosa, chiaramente sono fratelli, ma non sono identici come mi dite, eh? Guardate, tac, tac. Allora, ieri che abbiamo fatto i vaccini, sono sempre. Ieri che abbiamo fatto i vaccini, abbiamo fatto anche quello per il rotavirus. E mi avevano detto, attenzione, che potrebbe avere diarrea. Io ero preoccupata del fatto che oggi non aveva ancora fatto i suoi bisogni solidi. Però vi giuro ragazze che adesso non si può stare in questa stanza. Abbiamo finito il latte e adesso andiamo su a cambiarci. Io non oso immaginare cosa troveremo.
Senti che odore, amore! Che l'odore! Ok, patatino profumato, pensavo peggio, vi dico la verità. E adesso devo mettermi a sistemare la casa perché tra un'ora precisa devo andare a prendere Ale e devo riuscire appunto a sistemare la casa perché domani ho un'amica di mia sorella che viene a farsi le unghie. E quindi ecco, invece di star qua a chiacchierare con una telecamera, dovrei iniziare a fare qualcosa. Tipo preparare la tavola, visto che sono le 2:30. Così, tanto per dire. Volevo farvi vedere questi che ho ordinato su Amazon. Spero di ricordarmi e di mettervi il link qua sotto nel video. Sono dei calzini per Tommaso che hanno la stampa della scarpa. Quanto sono carini, sono troppo cute. E arrivano con questo sacchettino, quindi è carino anche come presente. E poi il mio profumo equivalente dell'Aromatic Elisir, che è un profumo che adoro, un profumo lo so da vecchia per chi di voi lo conosce, però l'Aromatic Elisir di Clinique appunto costa un rene. E questo ci assomiglia veramente tantissimo, per ora anche come persistenza, perché ce l'ho indosso da stamattina e si sente ancora parecchio. Adoro, adoro, adoro. Bambina una. Bambino 2, bambino 3, con Babbo Natale. Bambino 2 sei tu, bambino 1 è la Duda, E Tommaso? e bambino 3, E scusa, tutti i miei bambini. perché mi hai chiamato bambino, scusa? Bambino, Ho sentito dire la bambino. Duda è una bambina, tu sei bambino. E Tommaso è bambino. Sei bravo. Chi è che ha mangiato? Chi è che ha mangiato? Buongiorno, oggi è giovedì 18, sono le 11:33 minuti e ho appena finito di fare le unghie alle amiche di mia sorella. Il nanetto sta dormendo e sono tutta sbavata perché qua mascherina chiaro, bella. Bellissima. E adesso devo sistemare il delirio. Stamattina sono riuscita a mettere anche queste scarpine che ho acquistato quando ero in gravidanza, ma con i piedoni che avevo non ci entravo e sono di una comodità unica. Molto carine della Sweet Tears. Manuel è dal commercialista, vediamo se si sbriga. Perché, e adesso io devo aspettare lui che mi chiami per sapere quando viene a casa. Cioè non c'ho voglia di sistemare, ma devo, per forza, devo sterilizzare tutto. Allora, mi lasciate un commentino qui sotto se vi interessa un video sui semipermanenti di Passione Unghie. Sui colori di Passione Unghie, questi sono tutti i glitter, questi sono i classic, qua ho un po' di costruttori e là ci sono i fast. Invece in questa valigetta qua sono tutti decori, water decor, glitter e quant'altro. E questo invece è un pensierino che mi ha portato appunto l'amica di mia sorella per la nascita di Tommaso. Uno per me, questo qua è per me,
di Mater Natura che non ho mai provato, sono curiosa. Bagno doccia rilassante alla lavanda, profuma tantissimo di lavanda, e invece questo per il topolino. A proposito, ragazze, mi fate sapere, siccome molte di voi mi chiedono informazioni su alcuni prodotti che sto utilizzando per Tommaso, tra cui il cuscino koala che vedete spesso nei video, i termometri, quelli digitali per appunto Tommaso, non so, vi interessa un video dove vi parlo appunto di alcuni prodotti che sto utilizzando con Tommaso e con cui mi trovo bene? Fatemelo sapere sempre qui sotto con un commentino, mi raccomando, cerchiamo un po' di interagire in questo canale, se no mi sembra di parlare da sola, capite? Supportateci un po', supportateci. Ovviamente se avete voglia di farlo, se no fate meno, tranquillo, non importa, io continuerò comunque a fare i miei video con le mie tempistiche, i miei... Ecco. E poi un'altra cosa che vi voglio chiedere, se vi può interessare... Ve l'ho già chiesto su Instagram, hanno risposto in pochi, quindi non l'ho ancora fatto come video, ma se vi può interessare un video sull'utilizzo della Sanuvi, che praticamente è questa scatolina che serve per sterilizzare con la luce UV. Io chiaramente, oltre ad utilizzare questa, utilizzo il peracetico, quindi li passo prima in peracetico e poi li passo anche qui dentro. E prima di fare comunque le unghie a mia sorella, a mia mamma e quant'altro, le ripasso qua, così siamo sicuri e siamo tranquilli. Ecco, vedete che ha cambiato colore, vuol dire che è andato tutto ok. Signor Bernardi, ci racconti cosa è successo oggi? Siamo andati a vedere per comprare una macchina e cosa è successo? Siamo tornati senza la mia anche. Che abbiamo venduto la tua senza prendere la macchina nuova. Top! Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Ciao, chiacchiera! Buongiorno, chiacchierone. Sì, io faccio le chiacchiere. Chiacchierose. Ciao. Cos'è? Cos'è? Ciao. Pippa, pippa, pippa. Pippa. Buongiorno. Buongiorno. E niente di a tutti, oggi siamo a casa perché siamo senza la macchina, quindi niente asilo. Papà ci ha rubato la macchina e noi siamo a casa. Adesso oggi pomeriggio va a vedere di comprare quell'altra, sai? Sai, Brombetto? Niente, sto guardando i Power Ranger. Non c'è per nessuno, vero Ale? Saluta! Abbiamo sonno. Tommaso ci ha buttato giù dal letto stamattina. A meno 5 alle 7. Era stato bravo, ha dormito tutta la notte. Tu hai dormito stanotte? Mamma, che sonno. Cioè, io vorrei solo tornare a letto. Sono meno 10 alle 8. L'ho già ripreparato tutto perché domani viene la zia a fare le unghie. Sai Ale che domani viene la zia a fare le unghie? La zia Dede? No, oggi non viene nessuno, amore. Allora perché è preparato? Per domani, amore. Un attimo. Non è presto per mettere i calzini? Di No. Babbo Natale? No. È raffreddore, amore. No. Come no? C'è il mocciolo?
non sto facendo la foto, amore, vi sto facendo il video. Non sta a stare in posa. E tu che faccia fai? Cosa faccia fai a tuo fratello? Mamma! Dimmi, amore. Guarda lui. Sì, lo guardo. Tisba! Tisba! Ehi, la fai allora. Piano, amore. Ma non mi sente. Amore, sta guardando in giro? Tu sbaglio. Cosa fa, fratellino? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Però a sterilizzare. Comunicazione di servizio, qualcuno gentilmente mi sa dire come posso allargare queste scarpe, perché questa qua mi fa impazzire, cioè per metterla partorisco ogni volta, e ho già provato il metodo, quello del ghiaccio, e il risultato è che mi sono ritrovata con le scarpe tutta bagnata, ma qua mi stringe da morire, cioè io ho pensato anche di fargli dei tagli laterali, ma dopo cioè, posso buttarle, secondo me. E mi piacciono troppo. Qualcuno mi aiuta, per favore. Cioè, sono troppo belle. Quanto bravi siete. Quanto bravo sei, Ale. Amore. No, aspetta. Tiro su un pochino. Bravo. Che concentrazione. Vai, vuoi spingere tu? Ce la fai? Ma non vedi che è più grande di te? Il passeggino. Andiamo a fare la spesa. Va a vedere cosa ti hanno regalato la mamma e papà. Il puzzle degli Avenger. Sei contento? Io volevo avere quello della mamma. Sei contento? Ehi, sei contento? Sì. Dai che adesso facciamo le spese e andiamo a casa a farle. Ma dove andiamo a fare le spese? Qua dentro la coppa. Non so se vi ricordate in un vecchio vlog che vi ho parlato di questo profumo che purtroppo è andato fuori produzione di Lambergée. Sono riuscita a recuperare in giro nel web le ultime profumazioni e sono arrivate oggi, sono felicissima, adoro. Vi giuro, ho un mal di testa atroce, ma non voglio prendere niente. Tommaso chiacchiera, a volte chiacchiera, a volte ride e adesso si lamenta, non sa neanche lui cosa vuole fare. Noi abbiamo già mangiato, io e Ale, perché il papà arriva più... Sentite? Adesso sta facendo gridolini. Abbiamo già mangiato io e Ale perché avevamo tantissima fame e Alessandro mi ha ordinato la carbonara, quindi ciao dieta, ciao. Aspetta che vengo di là, fammi vedere, ma quanto bravo sei stato, ma è gigante anche. Sì, è gigantesco. Quanto bello è, bellissimo, bravissimo, e l'hai fatto tutto da solo. Sì. Dimmi, amore. Sai quale mi piace? Come si chiama questo? Aromen. Com'è che l'avevi chiamato prima? Iron Man. E questo chi è? Hulk. No, questo qua blu. Captain America. Questo? Thor. Questo? Hulk. Questo? Boh. Non lo so neanch'io. Questo? Questo è quello che avevi giocattolino, no? Chi è? Thor. E come Tommaso? Ieri sera, ti ricordi? Non sentiamo foto su Instagram. E questi qua io non li conosco. Neanch'io. Questo qua è il capo di Spider-Man. Ah, il capo. Sei sicuro che non è il nemico di Spider-Man? Non lo so. No, è un amico quello lì. Beh, non lo so come si chiama. Bravissimo, adesso lo rifai? No. Ciao a tutti, io sono un toro e sono nel mio trono. Perché a me piace stare seduto! Ma che ciuffo da matto! C'hai il ciuffo da matto tu! Sì, che c'hai il ciuffo da matto! Sì! Ciao ciao!
Ehi, cos'è c'è? E che cos'è c'è? Cos'è c'è? Cos'è c'è? Cos'è c'è? Il bagnetto col papà. Chi è che ho già 2 mesi e mezzo? Mio. Come no? Mio, mio, la fame tanto io. Ma 2 mesi e mezzo. Che schiuma. Facciamo la schiumatina, facciamo la schiumatina. Ciao la schiumatina, la li la li la la. Buongiorno Brombetti. Non posso guardare. Buongiorno Brombetti. Brombetti, buongiorno. Posso guardare? Mettiamo su Batman. A me mi mette su quella nuova di Spider-Man della Batman. Terra. Batman. E a me quella nuova di Spider-Man. Batman. Ciao. Ciao. Mamma, mi metti quella. No, è troppo, troppo grande, amore. The Spider-Man. È troppo grande. È troppo grande. È troppo grande. Ciao, volutini. Con quelle lunghe. Racconta le brighelle dove siamo andati ieri. Cosa abbiamo fatto ieri? Ieri siamo andati a prendere un vaso di caffè. E dopo il pomeriggio dove siamo andati? Boh. Siamo andati a prendere, cioè a vedere la ma il cubo. Ma non a dire le macchie. No, perché piangi te. Tieni Ale, mi butti via il pannolino. È cubo. È cacca. È cacca. Ecco, così vi ha già svelato il segreto Alessandro. Vediamo. Vediamo. In linea di massima sì. Comunque abbiamo preso il cubo. Così ci stiamo tutti e andiamo via tutti insieme. Ciao, Bubetti. Ciao, Bubetti. Ciccion. Mi ciao ciccion. Ale, amore, non ce la faccio così se stai... Spostati. Ciao, Brighele! Ale, tirati via da davanti. Dai. Ma c'è che ciccion, che ciccion, che ciccion. Ale, mi ascolti sì o no? Sì, Brighele. Ecco. Sono 10:15 e noi siamo ancora in pigiama. Sai cosa? Che puzzle? Quello degli Avengers. Ale, l'abbiamo già filmato. Ma tu cosa dici? Su! Che? Ma siete in che, quello di Spider-Man dalla nonna. Quello degli Avengers a casa mia. Senti che circo! Senti che circo! E va bene, nel braccio, sono mucchetto. Siamo mucchetto, non siamo mucchetto. Fatti vedere, fatti vedere. Brutto, brutto, ma sei brutto. Brutto quando fai così. Brutto, brutto, brutto. Chi è quello lì? Guardate come parla con Carsa. Chi è quello lì? Vediamo. Chi è? Che fascina. Guarda cosa ti sei fatto. Qua e qua. Dopo tagliamo anche le unghiette, anche se non vuoi. Sì, andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Sì, sì. Per carità. Per carità che non dimagrisci. Va bene. Andiamo a mangiare. Ciao, selvaggio. Ti mangio. Metti su le braghe, l'ho detto. Piccolo, piccolo rano malefico.
silenzio, silenzio. Adesso si fa silenzio, silenzio. Guardate qua, culone, culone, disposti, culone, disposti. Ma dove vuoi andare che non c'è neanche terrazzo? Va, va. Curiosa? Sei come le vecchie proprio. Ah. Mamma. Ma ti rendi conto almeno? Ti rendi conto che non ci stai? Sta zappa qua ti chiudo fuori io. Ti chiudo fuori. Duda. Duda. Ti rendi conto che non ci stai? Chi è? Chi è? Duda! Fuoco, ciao fuoco! Oh, ma com'è interessante questa partita, eh? Ci sono le bimbe in TV, eh? Che bello! Che bello Pippone di mamma! Alessandra, la smetti di far baccano? Lo sto facendo baccano? Sì, che stai facendo baccano, cosa ci hai fatto lì? Dove? Cosa hai combinato qua? Cosa stai facendo? La rampa. La rampa. Fa vedere se funziona. Guarda. Eh sì, benissimo. Guarda le pulizie che alte che vanno. Bambini, silenzio perché vi mangio. Chiaro? Chiaro che si fa silenzio? Tu mangia e fai silenzio. Mangia e fai silenzio. Silenzio, neanche muovere coda. Che ansia, che ansia. Sei in ansia anche tu. Insomma. Quanto sono bello io, ma sono bellissimo, ma sono bellissimo, sì, ma bello, quanto bello sei. Qui sotto nell'info box troverete il link a 21 Buttons dove metterò il link di questo outfit. Ora andiamo perché siamo ovviamente in ritardo. Eccoci a casa. Oggi, scusate, non ho filmato niente perché siamo stati praticamente seduti a tavola tutto il giorno. E quindi non ho filmato niente. E sono le 9:20. Siamo usciti stamattina alle 11. Mamma mia che festa. Stamattina alle 11 siamo rientrati adesso. Fantastico. Aiuto.